noi forse 10 anni fa, prima che cominciassero, che cominciassimo, pensavamo anche noi il mandolino, la pizza, diciamo, come... E invece, in Germania, conoscendoci... In Germania ci sono 550 orchestre di mandolino. In Germania. In Giappone... E suonano il mandolino meglio degli italiani. In Giappone ci sono non so quante orchestre che impazziscono per autori qui italiani, tipo il nostro Sartori qui di Ala, che ha delle musiche bellissime, tanto per dire. Sono Sergio, mi chiamano Sergio Chitarra a San Giacomo, perché una volta suonavo la chitarra, no? Adesso sono Sergio Giovannini. E ho cominciato da 16 anni, non sono mai stato un gran musicista, però un grande appassionato. Adesso tocca a chi? La mandorla? Adesso sì, c'è la parte della mandorla. Non ce l'hai? No. Io sono Mario Rossi, anch'io faccio parte dell'Uterpe da circa 8 anni, ho cominciato anch'io con la chitarra, poi eravamo rimasti senza contrabbassista, lo strumento mi piaceva, ho incominciato e con grande piacere e studio tuttora suono il contrabbasso. Sono Michele De Luca, ho 39 anni. E da 18 anni sono presidente del circolo mandolinistico Uterpe. Sono entrato nel circolo nel 1979, dunque quando avevo 14 anni. A parte che noi abbiamo sempre lavorato come sì, beh, chiaro. Come dicono, insomma, è stato un gran musicista appunto perché ho tirato su una famiglia e abbiamo sempre lavorato, no? Anche lavori pesanti. Io praticamente ho fatto 25 anni il fabbro. Ecco. Io niente, ho cominciato così a strimpellare la chitarra quando avevo 15-16 anni, mi ha dato alcune lezioni uno dei soci fondatori che è Fioretti e così ho cominciato, poi mi hanno trascinata, anche se sapevo suonare pochissimo, ad un concerto, ancora ricordo, a Rovereto, dove ero la mascotta allora, che mia mamma aveva messo una camicetta tutta rosa così, suonavo poco però insomma mi avevano trascinata per quello. Mio papà, già lui suonava il mandolino, ma non che lo suonasse con quella grande foga o con quella grande cosa che ho io. Io me lo sono trovato, come poi l'ho sviluppato perché a me piace. Ecco, poi ho smesso perché da ragazzina dovevo tagliare le unghie per suonare la chitarra e ci tenevo tantissimo, quindi avevo così, ho smesso. E poi ho ripreso dopo, quando ho smesso di lavorare, sono andata a lezioni seriamente e ecco, e nell'85 sono entrata così a far parte dell'Uterpe, che poi era effettivamente, che poi era un mio sogno così, che ho sempre avuto nel cuore, insomma. Nell'Euterpe, che sono dell'Euterpe, volevo vedere esattamente quando sono andato alla prima, nel 53, come vedo qui. Sì, certo che una volta, quando ho cominciato l'Euterpe, 40 anni fa. No, 50 anni fa, nel 47. 40 elementi, adesso siamo rimasti, siamo tanti, siamo 16, 17. Sì, 16, 17, ma... Purtroppo ci sono della gente da noi che comincia ad avere 80 anni. Fino a qualche anno fa c'erano un paio che avevano 90 anni. Vedo, per esempio, abbiamo suonato proprio 2 giorni fa a Castelmareccio e nonostante ci sia stata una pioggia proprio fortissima, che pensavo, oddio, la gente qui non verrà perché con questo tempo, la sala si è riempita del tutto, quindi è una... viene la gente volentieri. Thank you.
il suono del mandolino e la, sì, come dire, il contesto in genere, come che gravita intorno al mandolino, è interessante, rende la gente allegra. Noi abbiamo spaziato, siamo comunque, ripeto, siamo andati anche giù a Palinuro, sotto Sorrento, siamo stati appunto a Corato in Puglia, abbiamo sempre visto che il mandolino è molto è birichino e offre la possibilità di allegria, anche se alla maniera povera, però dei poveri il mandolino era anche un grande traino, per dire, della compagnia, dell'allegria. Mi è venuto il desiderio di imparare a suonare il mandolino, oltre alla chitarra, devo dire la verità, adesso che in autunno comincerà la scuola di mandolino, ho proprio tutta l'intenzione di frequentarla, in modo da proprio da conoscere. Ho trovato un mandolino vecchio di mio padre in cantina, proprio tempo fa. L'ho fatto un po' sistemare e così mi è venuto proprio il desiderio di prendere in mano il mandolino e vedere così. Quello sì, lo vorrei fare. Fra un paio d'anni festeggiamo i 60 anni, quindi c'è una tradizione del mandolino bolzano. Per questo abbiamo aperto, quest'anno apriremo una scuola, insegneremo chitarra e mandolino a chi vorrà divertirsi a suonare il nostro strumento. E quindi invitiamo tutti a iscriversi, numerosi. Probabilmente, diciamo, come musicisti, intendiamoci, musicisti col cuore, che suonano per passione, e questa gente qua siamo noi. Perché anche sì, giovani che vengono, sì, bravi, ma suonano più che altro quasi proprio per fare una professione, per una cosa. È difficile che, insomma, noi forse, data l'età, siamo ancora di quella gente che andava in giro per le osterie con la chitarra, il mandolino e mezzo litro davanti. Le serenate. E quelle sono le cose, e sono le cose più belle, se vogliamo. Thank you.
Bisogna dire questo, io sono convinto che il famoso detto pizza, mafia, mandolino sia un detto fin troppo abusato. È vero, sì, il mandolino lo si trova nelle trattorie, nei ristoranti, il famoso duo chitarra-mandolino, ma distorce un po' quello che è la realtà dello strumento, perché c'è una tradizione musicale che è molto più sviluppata che riguarda l'orchestra plettro. Però vedo che, ecco, il pubblico anche a Castelmarriccio, quando suoniamo alla fine le musiche napoletane, sono quelle che insomma, gli applausi sono proprio, diventano, evidentemente la musica napoletana attira ancora di più, piace tutto il resto, però quella, non so, la gente viene trasportata, non lo so, da quel genere di musica, così, non lo so. E allora tra una suonata, una biciclettata, una partita, una barzelletta, un bicchiere di vino, tiriamo avanti da poveri vecchiotti. siamo tutti pensionati qua. Eh sì, perché io ne ho fatti 65 l'altro giorno. Per me è veramente una gioia, mi dà un'emozione, suonare mi fa sentire così, oddio, adesso mi sto agitando, mi fa sentire così, mi fa prendere la vita con allegria, con uno spirito diverso, insomma, ecco, non solo fare, da quando non lavoro più, insomma, non fare solo la casalinga e basta, e insomma, questo è. La musica, in effetti, come diceva Sergio prima, è un qualcosa che ti... come la donna. Difatti per niente è la donna, la musica, la bicicletta. Dopo sarebbe il vin, ma quello... non si può dire la vino. Sì, no. In tedesco. Ah no, in tedesco com'è? Der Wein, anche lì il vin.